Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Io non ho avuto figli perché non avevo dietro una sicurezza che mi permetteva di averli. Ho colleghe che lavorano qui in azienda che sono madri single e hanno un mutuo e che si troveranno tra 2 mesi probabilmente in mezzo alla strada e non sanno dove sbattere la testa. Provincia di Trieste, 220.000 abitanti e 1.500 posti di lavoro a rischio concentrati su 3 crisi industriali. Trieste purtroppo si sta deindustrializzando, siamo passati da una media italiana che si aggira intorno al 20-25% a una media di Trieste che è scesa sotto il 10%. Varsila è quella più nota con 900 persone che finiranno per strada per via della delocalizzazione in Finlandia, ma poi c'è la flex. 2 mesi fa l'azienda ha dichiarato un esubero per un totale di 280 persone, ci occupiamo di apparati per trasmissioni ad alta velocità in fibra ottica. Proprio quegli apparati necessari per attuare il PNRR nella parte della digitalizzazione. A rischio già ad ottobre ci sono 60 precari. Parliamo di lavoratori precari da 8 fino a 13 anni di anzianità, per cui si è trovato un escamotage che si chiama staff leasing, per cui abbiamo meno diritti di fatto attualmente rispetto ai lavoratori fissi. Varsila vuole delocalizzare in Finlandia, flex in Romania. Tutto il materiale che noi continuiamo a movimentare non viene fatto in questo stabilimento. E poi c'è la Tirso che produce filati, la cui bolletta in agosto è passata da 300.000 a 1,6 milioni di euro. Lavoro alla Tirso da 30 anni con 270 famiglie. Speriamo negli organi competenti di trovare una soluzione su un prezzo calmierato, perché non sappiamo quale sarà il nostro futuro. Nessuno vuole però lasciare Trieste. Sperare nella fortuna che un lavoro arrivi. Quando c'è un lavoro ben onestamente pagato e che non è schiavitù, si accetta. I hope you had the time of your life.